Col termine di vaginoplastica intendiamo tecnicamente la chirurgia di conversione sessuale da maschio a femmina, che in modo più tecnico, in questo momento storico si chiama, chirurgia di affermazione sessuale. Cioè, in sostanza è quel tipo di intervento con cui trasformiamo i genitali di un uomo che ha intrapreso il percorso di transessualizzazione verso il sesso femminile in genitali per l'appunto di sesso femminile. Si tratta di un intervento complesso della durata di 3 ore e mezza circa, che si esegue ovviamente in anestesia generale, ma che dà moltissima soddisfazione sia al chirurgo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto alle pazienti, alle persone che si sottopongono a questo intervento, perché la resa della vaginoplastica ad oggi con gli standard tecnici che abbiamo raggiunto è veramente alta. Siamo in grado di ricostituire tutte le strutture dei genitali femminili, quindi il clitoride, piccole labbra, grandi labbra, ma soprattutto la vagina, e i genitali esterni che riconfiguriamo sono assolutamente sensibili e funzionali sia dal punto di vista sessuale che dal punto di vista menzionale. Cioè, la persona che viene operata a distanza di 2 mesi circa dall'intervento riesce ad avere un'attività sessuale di tipo penetrativo, dopo una settimana soltanto dall'intervento inizia ad avere una menzione di tipo femminile, cioè quella che tutti noi immaginiamo in posizione seduta, e mantiene la sensibilità tattile sia della zona del clitoride, della zona delle piccole labbra, delle grandi labbra. Quindi un intervento che riesce sia dal punto di vista morfologico estetico che dal punto di vista funzionale a ricostituire tutto quello che madre natura fa in una donna biologica e soprattutto garantendo una soddisfazione da parte delle pazienti e delle persone che si sottopongono a questo intervento molto molto alta.